Signori, benvenuti e bentornati in un nuovo episodio di Ark. Nell'ultimo episodio siamo arrivati finalmente qui e abbiamo iniziato a costruire la nostra base. Io in vostra assenza l'ho completata, adesso vi faccio vedere. Ed eccoci qui in base. Tra l'altro ho preso anche un triceratopo che mi ha aiutato un pochino. Questo lo abbiamo ha appena cagato. Quando li guardi cagano. Comunque, questa è la base, per adesso è completa così. Qua abbiamo tutto ciò che ci serve. Qua si può uscire fuori, abbiamo varie situazioni qui. Qui si sale, qua ancora il piano è vuoto. Balconcino tattico. Quindi questa qui per adesso è la prima casa su Ark che io faccio. Bene, detto questo ho 53 frecce. Ma ancora volendo, se vogliamo evitare il rischio, ho qualche narcotico. Ce l'ho. E infatti ne abbiamo altri 29. Io me ne prendo circa 29. Vabbè, faccio altre 15 frecce in più che ce le abbiamo e le posso fare. Nel frattempo mi svuoto un po' di roba. Perfetto, abbiamo 68 frecce narcotiche. Speriamo che, insomma, che bastino. Il problema è che quando siamo sopra gli animali è molto scomodo sparare, perché ti muovi con WASD, no? Con i tasti della tastiera e non più dove miri. Questa cosa è un po' un bordello. Fatto sta che se tutto va bene ci prendiamo un T-Rex livello 112 e che ci aiuterà poi a proteggerci, perché questa è una zona pericolosa, raga. E noi abbiamo tutti gli animali comunque erbivori. Al massimo qualcosa triceratopo può essere anche un minimo resistente, ma è pur sempre anche a livello basso. Eccolo lì, il nostro buon uomo. Ok raga, qua si gioca il tutto per tutto. Vai, caga ora che già gli è venuto il cagarello. Ma non lo prende. Ok. Vai. Ok, è un po' scomodo. Un po' troppo scomodo. Quasi quasi preferisco fare così. Il panico, raga, il panico. Dai. Facendo questa tecnica così, prima o poi. Aia. Minchia se si sente il morso. No, sali. Aia, porca puttana. No, parasauro, salvati. È impaurito. Veloce. Che situazione. Mi sono cagato. Sono morto. Oddio. Oddio. Aria raga, ci muoio. Troppo vicino. Prova a tirarlo verso il brontosauro buggato. Bravo, prenditela con lui. Nel frattempo io ti addomestico. Aia. Porca puttana, ha preso pure me. Brontosauro di merda. Aia. Porca puttana. Sta scappando? Non mi dire che ce l'hai con me. Mi sciotta questo se ce l'ha con me. No, c'è un alfa. Metti dal cazzo. Dove cazzo è? Sta scappando. Vai. Macca poco. Paura pure del bronto, perché lui sta inseguendo. Sì. Oddio ragazzi, sto morendo malissimo. Madonna mia che mi sta colpendo. Figlio di puttana. Vai via. Niente, rimane lì a rompere il cazzo. Devo solo dargli la carne al T-Rex. Vai. Ok, addomesticati. Dio raga. Il panico, però ce l'abbiamo fatto. È un maschio. Non ho più frecce normali, guarda, mi ha rotto tutto. Ma scassi proprio la minchia tu. Magari lo... Non ci credo, l'ho domesticato? Vabbè, due piccioni con una fava, raga. Era a livello schifo, l'avevo visto. Però ci fa comodo. Questo qui è un ottimo raccoglitore di bacche. Lo mettiamo qua, da una codata si raccoglie mezz'isola. E farma risorse sta roba. Ok. E abbiamo il T-Rex da un lato e il bronto dall'altro. Due animali che ci faranno molto comodo. Eccolo lì.
si sono alzati insieme. Ma buongiorno, sei leggermente altino tu. Venite qua, cazzo. Mamma mia, sta missione è un successo, raga. Un successo, mi sono rimaste 10 frecce. Meno male che le ho fatte, se no non mi bastava. Avevo paura del bronto, raga. Avevo paura del bronto. Però mi è morto il parasauro. Certo che qualcosa l'ho persa. Però dai, guarda cosa ci ho guadagnato. E non posso ancora farle la sella, perché ci vuole un livello più alto. Forse manco per il bronto. Fatemi vedere. Intanto ho 5 punti abilità. Aspetta, aumentiamo un po' il vigore, la nostra forza, il danno. Allora, sono io a livello 50. Allora, per il tirannosauro devo essere livello 74, mentre per il bronto livello 63. Quindi non riesco a fare le selle nessuno dei due. Però sti gran cazzi, prendo un po' di bacche e gliele do, perché sta morendo, mischino. Adesso col triceratopo vado a recuperare il loot del parasauro. No, cosa stanno vedendo i miei occhi? Ma è vivo! Ma è impossibile. È vivo. Ah no, è morto. Porca puttana. Abbiamo fatto tante cose insieme. Mi dispiace che sei morto così, piccolo parasauro. È andata così, raga. Significa che doveva andare così. Ci ripariamo l'armatura che è messa male. Mi c'ero affezionato, raga, perché è stato l'unico sopravvissuto quando sono arrivato qua. Ma niente, si vede che era destino che doveva morire, raga. Fratello mio, tu che livello sei? 20. Dai, combattimento tra triceratopi. 69 ti tolgo. Tu quanto mi togli, eh? Aia. 50. Ehi, ma allora sei stronzo. Oh, vaffanculo. Ehi, guarda lì. Minchia, però il triceratopo, raga, non è male, eh? Allora, eccoci a casa. Quindi, totale della... la morale della situazione è semplicemente che abbiamo recuperato il nostro tirannosauro. Abbiamo recuperato il bronto. E niente, abbiamo perso purtroppo il parasauro. Vabbè, sapete che era destino. Oddio, c'è un cazzo di... Oh, aia, madonna. Grazie. Grazie T-Rex. Perfetto. È un nuovo giorno. Li sto raccogliendo. Cioè, li sto prendendo per un motivo molto semplice. Voglio creare un piccolo recinto per i dodo, in modo da farmare uova. Ci vuole che facciamo un'operazione. Allora, intanto mi serve della carne da splittare. Splittando la carne aumentiamo le possibilità che questa venga a marcire, no? Ti va, insomma, ti facilita la vita, perché te ne fa tanto alla volta. Tuttavia mancano le bacche, perché le stiamo finendo le bacche nere. E il triceratopo, oltre a raccogliere paglia, raccoglie anche molte bacche. Vi faccio vedere in che modo lui raccoglie la legna di solito. Lo caricate così, clic destro, e poi vi piantate contro ogni forma di albero nelle zone. E come vedete ho raccolto circa 4294 di paglia e quasi 1000 di legno. Questa mod non fa soltanto lo stack più, diciamo, più grande a 1000, ma pesa anche meno. Molto figo questa cosa. Permette di trasportare più risorse. Una cosa molto bella così. È la carne marcia, purtroppo, che a noi manca. Allora, a questo punto farei piccolo recinto. Allora, il piano sarebbe creare uno troppo pesante. Ah, forse è una mod che facilita i dinosauri. A me quanto pesa questo? Ah, no, no, pure a me. Solo che, vabbè, io trasporto meno peso. Qua sarebbe bello creare pure delle cose. Se sono 16 così, almeno ce ne vogliono 8 di questi. Come la sto immaginando, questi dodo che vengono dalle mod sono uguali, sono solo più grandi e non li puoi prendere. Perfetto, allora abbiamo fatto un quadrato di 3x3 con le fondamenta. Dopodiché, con le colonne dovremmo metterne tipo una intanto ogni angolo. Sono un paio di pugni in un occhio, non uno. Però è sempre meglio di niente. Possiamo crearne altre due, ma manca il legno, quindi. Perché poi qua ci voglio fare un'entrata. Tanto mi servono solo due cosette così, leggere, leggere. Sì, due. Qua ne mancano altri due. Purtroppo in base a come è fatto il terreno può rompere più o meno i coglioni. Quindi adesso mi faccio seguire dagli altri dodo. Dove cazzo sono? Vabbè, tu stai fermo qua, che questo è un coglione. Il trucchetto quando si bagano così è fare seguimi minimo. Lui ti starà, cercherà di starti appiccicato al culo, così potete guidarlo meglio, vedete? Perfetto, una volta che qua dentro facciamo abilita accoppiamento e abilita passeggiata. Perfetto, adesso loro inizieranno a muoversi all'interno di queste mura così.
Così siamo sicuri che non escono all'interno del recinto, però continuano a muoversi e loro mentre trombano e fanno uova. Vabbè, poi la miglioreremo ovviamente, però è un inizio, ecco, già quelli lì stanno trombando. Qui invece vorrei farci delle coltivazioni. Adesso vediamo quanta carne ho farmato. Intanto qua 124, ecco, vedete, 34 di carne marcia. Questa tecnica è la migliore per produrre più velocemente carne marcia, soprattutto adesso che lo stack è di 1000, praticamente non ne ho più. Quindi fare questa roba serve. E ci rimangono dei recinti che potremmo benissimamente mettere tipo qui. E niente, per oggi, raga, direi che è tutto. Possiamo tutto... No, 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 la carne no. Devo posare soltanto queste cose qua. Perfetto, la carne me la tengo. Per oggi è tutto, raga. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vediamo cosa possiamo fare per andare avanti. Magari io in vostra assenza cerco di costruire le coltivazioni. Mi vado a prendere un paio di luci. Vediamo cosa trovo. Alla prossima, ciao belle mie.